sapete, che darà, diciamo, dei ragguagli su due verbali delle conferenze di servizi che sono tenute in tema sempre dell'ambiente della discarica. Qualche accenno da parte mia sulla realtà locale, che potrebbe essere più di sprone a una partecipazione più attiva da parte dei cittadini, e dopodiché daremo parola agli interventi delle persone che gentilmente hanno accettato l'invito di aiutarci in questa nostra serata, che sono Maria Teresa Di Carlo, che è la portavoce del Comitato Intercomunale per la difesa dell'ambiente, Nicola Ferenza, che è dell'Osservatorio Pugliesano sulla legalità, il professor Cirino, che è dell'Associazione dei professori di geografia, e alla fine che concluderà gli interventi delle persone che ci hanno raggiunto, Emilio Izzo. Poi alla fine naturalmente si darà parola a tutti quanti quelli che vorranno intervenire, e questo ci tengo in particolare perché ci possiamo vantare, forse una delle poche cose che ci deve essere riconosciuta, il fatto che abbiamo dato parola a tutti quanti, da quando siamo noi all'opposizione, cosa che in passato le varie amministrazioni hanno disatteso, promettendo in campagna elettorale che sarebbero state sempre dalla parte della gente, avendo condiviso le varie decisioni, cosa che non è stata fatta mai, è sempre rimasta a livello di campagna elettorale. Quindi vi ringrazio, chiaramente ringrazio tutti gli intervenuti, e cominciamo con la parola a Giuseppe. Le due conferenze di servizio ci sono state il mese di maggio, come diceva Giuseppe Carmacco. Per noi di Montagna, ma per tutta, io direi, tutta l'area interessata, anche per i paesi limitrofi, per l'intera provincia, se non per l'intera regione, il mese di maggio è stato un mese importante perché si sono tenute due conferenze di servizio, rispetto alle quali, con l'incontro di stasera, noi cerchiamo di fare informazione e, per rendere noti un po' tutti quelle che sono le risultanze di queste due conferenze. Lo facciamo perché vogliamo mantenere fede a quanto noi abbiamo sempre dichiarato, allora quando ci siamo impegnati nella politica locale, assieme a Peppe Caruso e Nicola Tomasso, perché crediamo che questi incontri siano essenziali proprio per fare in modo che l'opinione pubblica locale rispetto a questi temi sia sensibilizzata e informata. Ora, la prima conferenza, quella dell'8 maggio, riguardava un tema abbastanza spinoso, perché dalle carte che poi abbiamo potuto leggere a seguito di un accesso agli atti che abbiamo fatto in comune, rispetto alla discarica di Montagna c'è un problema che si trascinava, si trascina tuttora, dobbiamo dire, fin da lontano 2007. Il problema di cui sto parlando è questo: in occasione dei controlli periodici che gli enti preposti facevano, che hanno fatto negli anni passati, fanno tutto per discarica, sono emersi costantemente superamenti di alcuni valori tabellati, nello specifico riguardante il manganese e i solfati. Oltre a questi due elementi, diciamo, leggendo poi tra le righe dei verbali, è dato, come dire, rilevare che in alcune circostanze si è ravvisato, si è riscontrato anche il superamento dei parametri legati a due elementi che sono il vanadio e il manganeso, se non mi sto sbagliando. Ora, il problema è spinoso perché si trascina da diversi anni. Rispetto a questo tema, la provincia di Campobasso ha assunto una posizione molto netta, nel senso di comunicare al Comune di Montagna e agli altri enti coinvolti che, dal suo punto di vista, la situazione determinava quello che la norma ambientale qualifica come caso di sito potenzialmente inquinato, e di conseguenza si sarebbero dovuti adottare tutti quegli adempimenti che la norma stessa prevede nel caso appunto di sito inquinato, vale a dire la bonifica e tutti gli altri connessi a questa. La conferenza dei servizi dell'8 maggio ha preso atto invece di una relazione tecnica, anche abbastanza corposa, che è questa, che è stata redatta dall'APO sul SFC, quindi uno studio privato, nello specifico da un ingegnere e da un geologo. Ora, tralasciando gli aspetti più squisitamente tecnici della relazione, quello che emerge è soltanto l'apparenza, quando è apparentemente tranquillizzante, nel senso che la relazione conclude affermando che nel caso di specie, diciamo, non siamo di fronte a
quindi dovuto ad agenti esterni, umani o a insediamenti produttivi come la discarica per esempio, bensì a un superamento di valori legato a caratteristiche intrinseche del terreno. Perché il terreno sul quale insiste la discarica non presenta delle vere e proprie falde acquifere, bensì delle acque interstiziali. Queste caratteristiche geologiche, morfologiche del sito determinano un trascinamento più lento, così abbiamo letto, dei vari elementi, appunto, per esempio delle rocce, e fa sì che possa essere considerato normale per l'appunto il superamento di quei valori manganesi e fosfato. Rispetto a questa relazione, che ripeto apparentemente tranquillizza, perché stabilisce che non c'è alcun tipo di allarme dal punto di vista ambientale, ci sono però delle obiezioni che noi siamo sentiti doveri fare fin da subito, fin dalla sua prima lettura, quantomeno approssimativa, quella iniziale. Perché innanzitutto a noi ha sorpreso, diciamo, il fatto che non si sia affrontato il problema con il tempismo che la gravità del problema avrebbe richiesto. In effetti, come ho detto all'inizio, il superamento dei valori è stato riscontrato fin dal 2007, sono trascorsi oramai 8 anni e questa relazione è stata depositata soltanto a febbraio 2015, per cui c'è stata una dilatazione onestamente eccessiva dei tempi con cui si è giunti a una determinazione conclusiva rispetto al problema. Oltre detto questo, per quanto riguarda il lavoro di controllo e di rilievi che sono stati fatti nella ruota tecnica, è sorprendente notare, e questo è possibile rilevare poi dalla lettura anche incrociata di quei verbali, che addirittura in qualche fase dell'analisi del lavoro che è stato compiuto c'è stata forse anche una certa confusione addirittura nell'esatta individuazione dei punti di cui erano presenti gli ezometri, cioè i pozzetti spia dai quali vengono fatti i prelievi utili appunto per i controlli di cui ho parlato finora. Oltre a questo poi, sul quale poi sicuramente hanno modo anche le altre persone che interverranno di fare delle considerazioni sicuramente più interessanti e più pertinenti, c'è stato poi qualche giorno dopo, il 21 maggio, la seconda conferenza dei servizi che vi dicevo. Questa è una conferenza dei servizi da cui è stata di natura tecnica, nel senso che si è preso atto di quelle che sono state le risultanze dell'istruttoria tecnica che ha fatto l'ARPA per il rilascio da parte della Regione Molise dell'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale. La norma prevede che il soggetto competente ovviamente sia la Regione Molise, che ovviamente al fine poi di rilasciare il provvedimento si serve dell'istruttoria tecnica da parte dell'ente competente che è l'ARPA. Ora, anche questo verbale così letto superficialmente presenta degli elementi tranquillizzanti per quello che ci riguarda, nel senso che l'autorizzazione è stata rilasciata, per cui evidentemente è stata rilevata la rispondenza alle norme e ai parametri di legge del sito, della sua gestione, eccetera. Questo apparentemente, perché anche rispetto a questo secondo verbale, ci sono elementi che destano, non dico preoccupazione, ma sicuramente qualche interesse, inducono noi, così come immagino il Comitato, senz'altro a mantenere la guardia alta, a fare informazioni, a fare in modo che quegli accorgimenti, quei suggerimenti, quelle prescrizioni vere e proprie che sono contenute nella relazione conclusiva della conferenza vengano poi effettivamente realizzate, perché tutto dipende da quello. In mancanza, ovviamente, non si può dire che le cose stiano perfettamente così come tracciate nella conferenza stessa. A cosa mi riferisco? In particolare alcuni rilievi che sono stati mossi dalla parte tecnica, qui dall'ARPA, proprio nell'ambito della istruttoria, e cioè vengono fissate delle norme, dei criteri contenuti in un piano di monitoraggio che dovrà essere rispettato dal gestore dell'impianto, che prevedono
capo ha visto una serie di avvenimenti che andranno fatti, mi pare nell'arco di 6 mesi per quanto riguarda la questione del 6 mesi, 9 mesi, comunque a seconda della torcia. Della, esattamente. Ci sono alcune carenze, per esempio, per quanto riguarda le acque di ruscellamento, le acque meteoriche, di prima pioggia, eccetera, eccetera. Sono state fatte delle prescrizioni rispetto alle quali il gestore dovrà adeguarsi per poter affermare che si tratta di una gestione perfettamente corretta. C'è anche il tema, come accennava Pepe Caruffo, della gestione del biogas prodotto. È presente nel sito un motore che diciamo una macchina che ha la finalità di captare il biogas prodotto e di bruciarlo. Leggendo dalle righe del verbale risulta che però la macchina è non funzionante, non funziona naturalmente da tempo, esattamente, e pertanto il biogas è termodistrutto alla torcia. Questo è il tipo di trattamento che viene fatto al biogas. Ora, ripeto, lo stesso verbale che dà conto del fatto che alla luce di una norma del decreto legislativo del 36 del 2003 e anche delle linee guida che sono state adottate a livello nazionale, la termodistruzione in torcia dal punto di vista tecnico e termodinamico addirittura non viene definita come una modalità di trattamento da evitare, da evitare. Che soltanto in casi eccezionali di malfunzionamento del motore ordinario dovrebbe essere attuata questa modalità di trattamento. In realtà quindi anche su questo c'è una lacuna che dovrà essere colmata perché si possa, sì, qui presenta dei tratti anche contraddittori tutto. Fatta questa breve illustrazione delle due conferenze, sulle quali ripeto io conto che poi. Un altro punto importante è che comunque l'ARPA ha detto che devono tenere sotto controllo i lavoratori in discarica perché ci sono comunque delle sostanze, sì, e quindi ha imposto dei controlli l'ASTEM sul fatto che, sì, tutto sommato queste emissioni ci sono. Sì, è giusto. Questo per quanto riguarda l'importanza, quindi da stare tanto tranquilli non c'è. Sì, per quanto riguarda la prima conferenza di servizi, questo poi giustamente dice Gruppo, considerato che seppur derivante da una caratteristica intrinseca del sito, il superamento di quei due valori che dicevo c'è, quelli accertati. Per cui nella stessa conferenza dell'8, l'ASREN, che era parte, che era presente e quindi partecipante alla conferenza, suggerisce o prescrive, un attimo che ritrovo, prescrive di adottare un piano di monitoraggio sanitario anche dei dipendenti, perché questo come dire, lascia intendere che comunque degli effetti deleteri sulle persone, oltre che sull'ambiente, ci possono essere, quindi questa è una giusta osservazione. E io chiuderei il mio intervento facendo un breve passaggio poi su altre due tematiche che sono comunque connesse al tema dell'ambiente per il quale questa sera ci siamo qui riuniti. Volevo fare un passaggio sull'eolico, perché per quanto di nostra conoscenza, anche a Montagno qualcosa si muove da quel punto di vista, nel senso che una ditta fuori regione ha fatto pervenire una domanda per l'installazione di un impianto di mini eolico, su cui poi per quanto ci riguarda avremo delle obiezioni che però ovviamente sono di natura di iure contem, nel senso che sono delle norme probabilmente troppo permissive, perché qualificare il mini qualcosa che può raggiungere addirittura 20-22 metri, 30. Anche 30, e poi si può piangere dal punto di vista anche lessicale. Purtroppo per quanto riguarda l'impianto di mini eolico, le norme, come dicevo, forse hanno delle maglie troppo larghe, e su questo noi temiamo che società privati che vogliono fare investimenti molto remunerativi possano approfittarne determinando un ulteriore scempio del territorio di Montagna e del Molise centrale in generale, direi. Territorio di per sé fragile, perché come abbiamo avuto modo di approfondire, però sono approfondimenti che stiamo anche ultimando, c'è una carenza anche dal punto di vista di vincoli riguardante forse l'area nella quale noi abitiamo, per cui per questo si presenta più fragile e più soggetta a interventi di qualsiasi natura.
Per concludere, poi volevo fare un riferimento al tavolo tecnico in materia ambientale che noi, rispetto a quale noi siamo fatti promotori oramai quasi un anno fa, che però non è stato, non ha mai visto la luce perché è rimasta lettera morta, rispetto al quale noi non abbiamo avuto neanche minimo segnale di coinvolgimento. Però cogliamo l'occasione per rilanciare nuovamente questa... No, che poi c'è da dire che il tavolo tecnico tra l'altro è stato votato all'unanimità in Consiglio Comunale, tra l'altro con un emendamento proposto dall'assessore all'ambiente, per cui diciamo, è inspiegabile questa, questa esclusione dalla programmazione amministrativa. Comunque, anche se ci auguriamo che venga più presto... Cogliamo anche l'occasione sì, per rilanciare questo messaggio, perché noi riteniamo... non solo nostra ma credo un po' collettiva della cittadinanza eccetera, fare in modo che ci sia un organismo partecipato da varie componenti, non solo dall'amministrazione reggente, per cui auspichiamo che questo incontro possa essere da stimolo anche su questo. Per quanto mi riguarda, ancora una volta con rammarico che se ci contiamo sono più le persone intervenute da fuori che quelle di Montagri. L'informazione noi l'abbiamo fatta e non è la prima volta, e questo lo dico veramente con rammarico e con sconforto. Io quello che chiedo ai montacanesi, non possiamo pretendere di risolvere dei problemi tipo la discarica che sono molto pesanti, cioè non è una cosa semplice da affrontare. L'aiuto di queste persone dovrebbe essere da sprone, perché la cosa grave è che constatiamo in Molise, e se qualcuno di voi a volte ha la bontà di affacciarsi in consiglio regionale, succedono le cose fuori dalla grazia di Dio. La cosa grave è che persone come Izzo, come Maria Teresa e altri, dovremmo ringraziarli, perché è gente che fa di un dovere civico e di qualcosa in cui crede, che danno tutto. Invece quelli che prendono stipendi mostruosi, che si votano di notte i vitalizi, non lavorano, non fanno le leggi. Noi ancora stiamo aspettando la promessa del sindaco di Campobasso, Battista, che prima di Natale andammo con una delegazione e ci promise per maggio, giugno sarebbe partita la raccolta differenziata a Campobasso, che sappiamo tutti che se non parte la raccolta differenziata a Campobasso la discarica non può bastare e ogni volta si è riempita, questa è la cosa grave, con la metà del tempo per cui era prevista. Giorni fa con Silvana siamo andati a Doronia ad affrontare un problema dove il sindaco nella sua intelligenza ha pensato di mettere un traliccio della telefonia, assolutamente inutile, cioè che è uno scempio per il panorama, perché Doronia con la posizione che ha è uno spettacolo dal punto di vista paesaggistico. Allora il sindaco per quattro soldi si è venduta l'area in cui impianteranno sta antenna, a Montagro ce l'abbiamo da anni, non prendiamo una lira, un euro, e questo è un altro motivo di sconforto, dove in questa manifestazione Doronia fa 300 abitanti, 300, c'erano 100 persone, di cui 80 erano giovani. Cioè evidentemente la cosa a cuore gli sta, cioè questi giovani lo sappiamo che con i telefonini sono quelli che li vediamo tutti i giorni, l'uso che ne fanno, loro hanno detto rinunciamo a una cosa che non ci serve, e probabilmente una massiccia delegazione è venuta anche da Roma. Cioè vuol dire questi tengono a cuore il loro paese, non noi che pensiamo soltanto alle sacre, cioè quando si tratta di mangiare siamo tutti presenti. L'altro giorno al Giro delle Fontane eravamo 100 persone, e va bene, una cosa positiva, non è che l'armonia fa anche stare insieme, mangiare, ridere, scherzare, va benissimo, ma mi chiedo perché quando c'è questo siamo in 100 e quando c'è una cosa importante che va della sopravvivenza del paese siamo 10, siamo 10. Cioè è una cosa vergognosa, cioè qui abbiamo gente che è preposta a lavorare, non lo fa, non siamo riusciti a conservare una cosa della nostra tradizione che non sia, sempre senti parlare di pomodori e quant'altro, non c'è stato un bene che è stato conservato, tutti sapete lo scempio che è stato fatto col centro della comunità, dove abbiamo abbattuto un palazzo antico per fare un piazzale dove adesso i ragazzini vanno a giocare a pallone, perché non ce l'hanno un altro posto, non abbiamo neanche il campo sportivo. Cioè questa è una cosa grave, ma non per il campo sportivo in sé, ma perché la comunità è fatta di tante, tante situazioni, e noi quando c'è la sagra siamo tutti pronti, però alla fine con i pomodori non abbiamo visto che occupazione che è aumentata, e questo non l'abbiamo visto. Vediamo il centro della comunità che quando arriva poi Teleregione che fa il servizio sul montare, ma l'avete visto quel servizio, cioè è deprimente. Arriva Gennaro Pancetta Ventresca che viene lì
a dire alle persone come si dice chi ha aperto la porta in Montaganese, questo è quello che faceva, cioè, patetico. Andiamo, per questo andiamo in televisione. Poi quando ci sono i temi importanti non si vede nessuno. Cioè io credo che sarebbe quasi ora di svegliarsi. Cioè non si può pretendere che si facciano carico le persone che ne fanno un dovere civico di questo e gli altri. L'occasione la prendo anche per ringraziare Enrico Ricciardi, che è stata l'unica persona che con i suoi soldi ha restaurato un bene che fa parte della comunità della tradizione montaganese a sue spese. E il giorno che l'ha inaugurato sono venuti tutti da fuori, c'erano gli alpini che l'hanno aiutato. Il sindaco di Montagna non era presente, aveva altri impegni, era impegnato a finire il centro della comunità e non c'è riuscito, e attualmente noi non abbiamo un bene fruibile. Cioè, chiediamoci questo. Chiudo e passo la parola. No, aspetta, voglio completare questo parere dicendo che da quest'anno non avremo neanche più le scuole.
Naturalmente, come si diceva prima, è necessario che ci sia una raccolta differenziata, ma una raccolta differenziata che funzioni, una raccolta differenziata che venga istituita in maniera funzionante e la comunità venga informata e ci sia una cultura innanzitutto della raccolta differenziata. Alla conferenza di servizi del 21 maggio, visto che i comitati non possono far parte, ha chiesto di essere presente Libera Molise. Il professor Novelli si è fatto accreditare, naturalmente solo come uditore perché non aveva diritto di parola. Mi ha fatto una sintesi che ora vi leggo molto brevemente, in cui dice: la Regione Molise concede l'AIA, autorizzazione integrata ambientale, alla comunità montana Molise Centrale, in parte anche montana. Tra l'altro, questo documento aveva una scadenza del 30 giugno, quindi diciamo che era quasi obbligata a dare questo documento, visto che è dal 2010 che viene portata avanti questa pratica, e solo dopo 5 anni, con appunto questa scadenza imminente, viene finalmente concessa. Appunto qui dice che questa discarica conferiscono l'immondizia a 63 comuni della provincia, compreso Campobasso. Ancora una volta non si fa riferimento ai comuni del Beneventano, e quelli sono da tenere sott'occhio. L'istruttoria tecnica stabilita il piano di monitoraggio e controllo al quale si deve sottoporre la discarica di Montagano, il cui gestore è Giuliani. L'AIA riguarda attualmente la discarica, che con i tempi attuali potrà rimanere in esercizio per altri 2-3 anni, dopodiché se ne prevede la chiusura. Poi ci sono delle considerazioni positive, ma vanno prese sempre col beneficio del dubbio. Viene deciso il rispetto paesaggistico, come le distanze da mantenere, 150 metri tra il confine della discarica e altro. La vigilanza sul controllo del patrimonio floreale, la completa integrità della geomembrana, noi pensiamo che già sia stata compromessa questa geomembrana, che permette di preservare il suolo sottostante la discarica. Poi c'è una cosa molto interessante, il controllo di eventuali rifiuti radioattivi, ed è la prima volta che viene detto. Quindi voi sapete anche, se ne avete sentito parlare, che c'è una nuova legge sugli ecorifiuti. Personalmente sono un po' delusa perché è stata data la notizia, però poi nessuno ne ha parlato, nessuno è andato a vedere che cosa dice questa legge. È stata emanata, qualcuno mi ha detto: vabbè, potete chiudere il comitato, tanto c'è la legge. Non è così, perché la legge prevede delle sanzioni, ma prevede anche tante scappatoie, come molte leggi italiane. Quindi non bisogna fermarsi e non bisogna dire: c'è la legge, chiudiamo, non facciamo più niente. Anzi, in questa regione, visto appunto l'illegalità delle gatte, bisogna sempre mantenere l'attenzione. Quindi noi siamo in attesa del giudizio del Consiglio di Stato, però comunque appena avremo notizie continueremo, faremo un nuovo incontro, vedremo che cosa succede. Comunque la nostra intenzione è sempre quella di andare alla chiusura della discarica, ma con l'aiuto anche di esempi come lo vedo il Vioizzo, che da anni sta lavorando. E colgo l'occasione per dire che noi questo problema dei rifiuti è scaturito con la terra dei fuochi, però da quanti anni stiamo parlando di Molise, da quanti anni denunciamo, ma nessuno ha mai posto l'attenzione finché non succedeva un caso nazionale. Se avremo bisogno di un ulteriore caso nazionale, ci rivolgeremo anche a quello. L'importante è non mollare. È vero che ci sono pochi giovani, poche persone, però è vero anche che in questa regione c'è molta rassegnazione.
vedere i porti non dispiace, però bisogna andare avanti, non bisogna mai fermarsi.